sera insieme al coach dello Sport Club Gravina, Giuseppe Marchesano, analizziamo il campionato di Serie C Silver per poi puntare la lente di ingrandimento proprio sul Gravina. Coach Marchesano, un campionato che possiamo definire più di qualità che di quantità, viste comunque il numero di squadre partecipanti e i grandiosi roster che presentano. Sì, sicuramente è stato un campionato di livello molto elevato rispetto anche agli scorsi anni, perché la presenza degli stranieri ovviamente ha fatto sì che il livello si alzasse in modo esponenziale. Per cui sicuramente di grande qualità, peccato sia durato poco, sarebbe stato bello giocare un po' di più. Mancano 3 giornate alla fine per chi è che non farà i playoff e poi è finita. Però siamo contenti, secondo me abbiamo avuto anche un grande coraggio a decidere di fare questo campionato e le società che hanno deciso di partecipare, visto il periodo appunto storico, però questo ci lascia sicuramente il vantaggio di aver partecipato a una bella competizione, a un bel campionato sicuramente. A proposito di stranieri che lei ha citato, come mai secondo lei molte volte si fa fronte magari a un mercato straniero e non si valorizzano magari i giovani siciliani? Penso che nasca dall'esigenza, no? di dover fare un campionato di Serie C, perché magari non hai un settore giovanile che ti permetta di poter partecipare comunque a un campionato di Serie C, che è il quarto campionato nazionale, per cui se non hai un settore giovanile, se non hai lavorato bene prima, ti devi affidare necessariamente a un roster di stranieri. Se vuoi provare a fare il salto di categoria, ovviamente siccome gli stranieri non possono giocare nei campionati di Serie B, trovano spazio in questi campionati minori come la Serie C e la Serie D, e quindi per una società che magari non ha un vivaio, come magari possiamo essere noi o il Cuscatania, che invece partecipiamo con i ragazzi del settore giovanile, allora si deve affidare necessariamente alla presenza di stranieri. Ecco, la situazione del basket in Sicilia, a suo parere, viene valorizzata anche magari dalle istituzioni? Ma il basket dovrebbe essere valorizzato sicuramente un po' di più, nel senso che ci dovrebbe essere un supporto probabilmente, ma non solo nel basket, probabilmente lo sport dovrebbe essere in questo momento supportato un po' di più, perché dovrebbe andare a colmare la carenza che si ha nelle scuole, per cui se si vuole elevare il livello sia culturale sia sportivo, perché lo sport non è solo sport in senso di competizione, ma quali valori, quali regole, rispetto dei compagni, rispetto degli arbitri, potrebbe essere un investimento importante fatto dalle istituzioni. Quello sicuramente, potremmo avere dei fondi maggiori e sicuramente si riuscirebbe a fare molto 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 bene anche nel sociale. Il campionato di Serie C Silver quest'anno ovviamente a porte chiuse è stato particolarmente danneggiato dal Covid, soprattutto appunto una società come la vostra, come Gravina. Beh, dal Covid siamo stati danneggiati tutti e in tutti i settori, per cui già il fatto secondo me di aver fatto sport rispetto invece magari al privato, quindi penso a tutte le palestre a cui sono vicino, a tutti coloro che hanno perso il lavoro per più di un anno e mezzo, io mi ritengo fortunato e secondo me noi siamo stati fortunati a poter continuare a fare sport. Quindi il fatto di essere a porte chiuse sì, dispiace, ma nella situazione in cui eravamo era il minimo che si potesse fare. Quindi comunque siete andati avanti per la vostra strada sapendo che chi vi sostiene altrettanto anche col Covid. Sì, noi dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor, che questa attività senza gli sponsor sarebbe impossibile, sono sponsor, tra virgolette, amici per una realtà come Gravina, no? Non c'è un ritorno economico importante se non quello appunto di poter aiutare un settore giovanile importante, comunque tanti ragazzi che fanno sport, per cui il ritorno poi alla fine per gli sponsor è di immagine. Non sicuramente economico, per cui ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione e nelle precedenti. Abbiamo
parlato un po' del campionato di Serie C Silver in generale. Se dovessimo avvicinare con una lente di ingrandimento allo Sport Club Gravina, notiamo che è stato un campionato fino ad adesso fatto di alti e bassi. Se dovessimo andare ad individuare i punti di forza e i punti deboli del Gravina? Ma i punti di forza sono sicuramente il gruppo, che comunque in questo campionato molto competitivo ha trovato tante difficoltà, perché noi siamo un roster molto giovane, fatto con i ragazzi del Gravina. Avevamo preso un giocatore per rinforzarci, che però purtroppo si è infortunato. Nel momento in cui stavamo andando bene, avevamo fatto 4 vittorie consecutive, abbiamo avuto la squalifica del nostro playmaker titolare e l'infortunio del nostro secondo playmaker. Sapevamo che sarebbe stato un anno in cui ci potevano essere infortuni, perché i ragazzi venivano da un periodo troppo lungo di stop. E quindi gli alti e bassi sono stati poi dovuti a quello. Ci dispiace, perché eravamo a un passo veramente poi da poter raggiungere i playoff, bastava vincere domenica, cioè bastava tra virgolette, perché sicuramente non era una partita facile, che comunque noi abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità, per cui siamo relativamente soddisfatti per quello che abbiamo fatto, sicuramente molto di più per la crescita dei ragazzi che per il risultato finale in se stesso. Ecco, appunto, parlavamo dei playoff. Possiamo dire che ad inizio campionato ovviamente ogni squadra si pone degli obiettivi. Quest'anno non c'era la retrocessione, anche questo ha fatto in modo di dar spazio a tanti giovani. Quali erano i vostri obiettivi ad inizio campionato e nel corso del campionato come sono cambiati? Allora, io sono da 6 anni a Gravina. Quando sono arrivato a me mi è stato chiesto di provare a salvare il titolo. Noi è 6 anni che siamo in Serie C, quest'anno l'obiettivo era lo stesso, era salvare il titolo, ma anche come gli altri anni, provare a farlo con quanti più ragazzi del Gravina. Credo che il nostro obiettivo sia stato raggiunto, perché quest'anno abbiamo avuto ragazzi giovani come Renna, come Lamantia, come Privitera, come Fodale, Ciorcea, che sono tutti ragazzi oltre il 2000, tranne no, Renna e Lamantia, che sono un po' più grandi, ma sono ragazzi che hanno giocato per la prima volta, diciamo, minuti importanti in questo campionato. Quindi l'obiettivo era questo e secondo me Gravina l'ha raggiunto.